Il progetto My Leaflet nasce all'interno di un gruppo di studio di AFI. AFI è una società scientifica di professionisti che lavorano nell'industria farmaceutica e si muove attraverso gruppi di lavoro. I gruppi di lavoro sono proprio dei momenti di confronto fra professionisti nell'ambito di argomenti specifici. Il gruppo di lavoro che si occupa di aspetti regolatori e quindi anche di foglietto illustrativo si era reso conto già da tempo che forse bisognava essere un po' più proattivi per l'evoluzione del foglietto. Infatti, se è vero che EMA ha fatto una normativa che spinge ad andare verso un foglietto illustrativo elettronico e AFI già nel 2019 aveva risposto a una survey proprio di EMA dando i propri contributi per una guideline sul foglio illustrativo, proprio a seguito di tutto questo ci si è reso conto che forse bisognava fare qualcosa di più. Qualcosa di più vuol dire fare delle proposte su questo foglio illustrativo elettronico e per fare delle proposte ci si è resi conto che la prima cosa era capire veramente quali sono le esigenze. E le esigenze di chi? Fondamentalmente dei pazienti, perché il foglio illustrativo, proprio per scelta di EMA, è destinato ai pazienti, non ai medici, non ai farmacisti, a nessun altro, ma ai pazienti. Quindi per prima cosa si è sentita l'esigenza di capire che difetti ha il foglio oggi, come si può migliorare, dove andare a parare. Solo così si può fare un progetto che abbia un senso. Non intende ovviamente portare all'eliminazione del foglio cartaceo, o almeno non a breve tempo e non con questa normativa. Ma l'idea è proprio quella di affiancare il foglio illustrativo con un qualcosa di informatico che non sia la banale trasposizione in PDF del foglio illustrativo, ma che sia un qualcosa che permetta un'operatività maggiore e permetta di risolvere i problemi. Quali sono i problemi che sono emersi anche dalla survey fatta con circa 2.000 pazienti l'anno scorso? Abbiamo dei problemi intanto di aggiornamento in tempo reale del foglio illustrativo. Il foglio illustrativo è molto dinamico a seguito di segnalazioni di farmacovigilanza, di modifiche. Quindi è fondamentale avere un foglietto, è vantaggioso per il paziente avere un foglietto sempre aggiornato. E questo con i sistemi informatici è facilissimo, con i sistemi invece attuali è un po' più complicato. Poi è fondamentale avere delle informazioni ufficiali. I pazienti cercano le informazioni sui farmaci su tutti i siti possibili su internet, ma non sono informazioni ufficiali. Le uniche informazioni ufficiali sono quelle scritte dall'azienda, verificate dall'agenzia regolatoria, AIFA o EMA. E quindi scopo di questo progetto è quello di avere dei foglietti fruibili, intelligenti, ma ufficiali, quindi validati dall'agenzia regolatoria. E poi l'idea di questa banca dati permetterebbe anche di risolvere alcuni problemi su cui l'Europa già da tempo sta pensando come fare, che sono rendere disponibili agli ipovedenti, quindi avere un carattere più grande, essere più leggibile. Sappiamo tutti che il foglietto molte volte è scritto piccolissimo, una carta molto sottile, difficile da leggere. E invece in questo modo si potrebbe riuscire a farlo in maniera fruibile dalla maggior parte, dei pazienti. E poi potrebbe anche essere di più di facile lettura, nel senso di fare ricerche rapide, ricerche per parole chiavi, cioè diventerebbe sicuramente più fruibile. Quindi avrebbe una serie di vantaggi a fronte di nessun svantaggio, nel senso che comunque quello cartaceo rimane, quindi non si toglie nulla, si aggiunge e basta. Poi in un futuro si potrebbe interfacciare con altri software, con altri programmi, quindi potrebbe avere vantaggi ancora maggiori. Quando parliamo di un progetto sanitario, un progetto che riguarda i farmaci, parliamo di cose che hanno una cornice normativa molto forte e questa cornice normativa è fatta a tutela della salute dei cittadini, quindi non deve essere visto come un orpello burocratico, ma come qualcosa a garanzia di tutti noi. E chiaramente AFI è abituata a muoversi all'interno di questa griglia normativa e così vuol fare anche questa volta. Quindi l'idea è quella proprio di fare un progetto che sia efficace, nel senso che veramente sia un qualcosa che potrebbe rispondere alle esigenze dei cittadini e di tutti i fruitori del farmaco, ma parallelamente che possa andare incontro anche alle esigenze normative. Quindi l'idea di AFI è quella di, dopo aver sentito appunto tutti gli stakeholder, tutti i pazienti, fare un progetto sensato, proporlo ad AIFA e ad EMA e quindi cercare di portare avanti un qualcosa che non sia un qualcosa parallelo, estraneo e quindi uno delle tante banche dati che possiamo trovare su internet, ma che sia qualcosa che diventi poi ufficiale. Abbiamo un po' la presunzione,
come AFI di poter convincere, speriamo, almeno AIFA e anche EMA in un certo qual modo, a portare avanti quello, a utilizzare quello che sarà il nostro lavoro, perché è un lavoro fatto appunto nell'interesse dei pazienti, quindi per migliorare la fruizione del foglio illustrativo. Quindi è un vantaggio per tutti, ma soprattutto per chi utilizza il farmaco.